Ciao. Ciao. Vuoi sapere dove andiamo? Sì, esatto. Stiamo andando a Antignano, Punta del Casotto, la famosa Punta del Casotto, dove si fa un po' di scatti al sunset. Contro le previsioni, inizio settimana dicevano che c'era le onde alte, invece in teoria delle mie super applicazioni di pianificazione non ci dovrebbero essere onde. È tutto bello, insomma. Tutto molto bello. Andiamo. Oh, sono arrivato. Bravo, non ficcarmi in testa. È una brutta esperienza. Una brutta esperienza, merito. Diciamo che poi il fine ce l'ho fatto qua. Sono arrivato proprio. Scavalcavo da una proprietà, non era il verso giusto. No. Proviamo a vedere ora se si trova il verso giusto. Non partiamo male perché di là non ci si arriva. E quindi si sta ritornando nella strada in cui ho fatto l'altra volta. E qui è la proprietà privata, in teoria. Trovato in modo. C'è gente però, C'è gente, ma quando sei a noi si fa chiudere, da fa a noi ora. Anche che sono 4:30, andiamo, vai. Ci siamo riusciti. Noi a qualche prova di composizione, poi aspettiamo la Golden Hour. Bello. Beh, va bene, però il cielo non è che sia neanche da male anche oggi. È venuto bene, dai. Sì, no, qualcosa è venuto. Però può andare meglio. Per adesso va bene. Adesso va bene. Che si attrezza ora? Stavolta non mi ha fregato in mare. Stavolta l'ho fregato io. Va bene, andiamo, dai. Anche oggi è finita, dai. Anche per oggi abbiamo dato. Non con le condizioni meteo migliori, però. Va benissimo. Va bene, dai. Te ne sei accorto che questo è il primo giorno di marzo del mio vlog? Cioè, è vero. Benvenuto marzo, allora. Già. Un grave errore quello. Allora, ho montato i mobili dell'IKEA, sono abbastanza soddisfatto, questo mi sembra anche il più carino da mostrarvi. Eccolo qua, ante scorrevoli in vetro. Con luce che si accende, per chi non l'ha visto. Vai. Eccolo. Tac. Lì c'è il divano, cassettiera, bagno, cappa in pietra serena con una cucina che era sotto, tavolino. Guarda tanto. Lo vedi? È 6 mesi che si piscia, io in tocca che praticamente sempre di mattino. Se tu vedi che quando ci batte il sole c'è un pozzo di piscio, si muore. Smette di pisciare lì, no? No, invece ormai. Perché poi ci nasce le piantine della mutina. Andai nei fili di panca da riesci a pisciare. Ciao Dappo, buono smart working, buon Natale Dappo. Anche a te. Grazie, ciao. Ciao, ciao. Ok. Ti saluto allora. Sì. Ciao Matte. Ciao. Mamma. Oh, ho già montato lo zucchero con le uova. Ora ci devo buttare il latte, mezzo litro. Poi ora qui ci butto il tutto. Dov'è il dolce, eh? Io guardavo, dall'apparenza sembra... Dall'apparenza non è un granché. Però non è la solita torta di mele. Torta cremosa alle mele. Quindi la deve essere più mencina, più morbida. Andiamo a vederla. Mamma, è venuto il momento. Dov'è il dolce, eh? Oh, vai, vai.
era molto buono e chiudiamo la parte. Mamma, che sta per succedere? Ora si fa il flash mob in onore di tutti gli infermieri, medici che sono a combattere il coronavirus tutti i giorni, a tutte le ore, facendo grossi sacrifici. Sono indifferenti, è l'unico modo per stare insieme a loro, diciamo, in un certo modo. Sei pronto? Bravo. Stiamo incantando. Ci farà in Nord Italia insieme alla nostra strada, il nostro vicinato. Mamma, sei pronta? Sì. Bravo. Sì, una torcia. E accendere una. Mamma. Ciao. Oh, chi c'è qui? Ma perché sei nudo te? La doccia. Ma dai, che doccia di lusso. Ma ci fa vedere altro. Che lavori? Che lavoro? Certo lavoro. Lui c'ha il corona, c'ha il corona addosso lui. Devi stare a casa a lavorare, non devi andare al lavoro. Insomma, dove fa quella scatoletta di merda di Stoccarda? La uso anche perché faccio il tutto di mattina ora. Deserta la zona lì. Non c'è un'anima. Non c'è nessuno. Dili di fare un ufficio per te. Boh! Oia! Guarda che bel ragazzo. Mamma mia! Pelozzone! Ma mi sta facendo un montaggio. Lì si sta partendo roba. No, guarda chi c'è. Al telefono. Digli di attaccare subito. No! No! I Brunox! Oh, alleluia, oh! Quanto parli? E vabbè, che vuol dire? E che vuol dire? Da 3 giorni non li sentivo. Ieri mamma mi ha chiamato e mamma, sono lavorando. Chiamo dopo, poi ieri sera non ho chiamata e ho detto tutta strutta. No, le parolacce no. Ma perché lavori sempre te? Perché c'è da lavorare. Ti ho capito, ma mettiti la mascherina, i guanti. Perché se erano belli oramai sono fette anche. No, ma sei impazzita. Ma quello che c'è fatto? C'è fatto la doccia. È da 2 ore in bagno. Io stavo entrando in doccia, ma non è mai insistato. No, oh, ma è Matt Oz. Saluta in modo dignitoso. Ecco, perfetto. Signori, vi saluto. Ciao. 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 Ciao, ciao. Vabbè. Che stai a fare? Ti tocca questa terrazza. Tu lavori un po' anche te. Qualcosa mi tocca, eh? Una bella scartatina. Quanti ruggine, quasi vernice. Pazienza, tanto il coronavirus. Pazienza, ci è venuto. Ti fa una bella raschiata a questa ruggine, eh? Perché fa un bel lavoro. Ora un po' di ruggine, si fa seccare e poi si vernice, eh? Sperito il corso. E che? Lo Scotex. Porti lo Scotex. No. Grazie, molto gentile. Babbo! E che fai io del computer? Va a lavorare! Sono in pausa io! Sì! Certo! Deve seccare l'antiruggine. Aspetta, secchi e finiscerò domani. Sì, domani, buona. Il tempo non ci manca mia. Allora ci si vede domani sulla ringhiera lì. Sì.